degli alberi, titolare tra l'altro dello studio Progetto Verde di Ferrara, uno studio professionale che fornisce servizi di consulenza per interventi di arboricoltura a favore sia del comparto pubblico che del comparto privato. Anche lui più o meno diamo gli stessi tempi del professore, così come possiamo, prima di dare la parola al dottor Gregorio e alla dottoressa Farina, aprire a qualche intervento. Bene, eccoci qua. Sentite, io speravo di poter utilizzare la presunzione della voce da cantiere per parlarvi, ma invece mi toccherà tenere il gelato in mano. Va bene. Buona giornata a tutti, grazie all'istituto che oggi ci ospita qui, e grazie al professor Montecchio che ha lanciato tante suggestioni. Vedete, forse ci frequentiamo io e il professor Montecchio da troppo tempo, ma vedrete come i nostri interventi, pur con registi diversi, sono intrecciati proprio come le radici di un albero, no? Io sono stato presentato come arboricoltore ed è vero, il mio mestiere è un mestiere che incontra gli alberi quotidianamente, è un mestiere difficile e sporco, è fatto di polvere, di sole, di segatura, di ninfa, di radici tagliate e di formelle sollevate dalle radici degli alberi, perché io mi occupo di alberi che vivono con gli uomini e mi occupo, ahimè, di uomini che vivono con gli alberi. E quando usciamo dalle considerazioni genetiche che riguardano la percezione dell'albero e entriamo nel particolare, beh, vedete che anche questioni come la percezione del paesaggio, che è qualcosa così individuale che passa attraverso gli occhi e la cultura dell'osservatore, però alla fine è condizionato da aspetti assolutamente dozzinali. Ciò che condiziona la vita degli alberi con noi, al nostro, scusate, è il problema della tecnologia, purtroppo non si vede, della tecnologia associata agli alberi, perché gli alberi che vivono nel contesto urbano vivono nella città e la città prima di tutto deve funzionare. Un albero in viale deve consentire il traffico, deve permettere le connessioni per la comunicazione, deve permettere lo sgrondo delle acque. E purtroppo quelle che sono le infrastrutture hanno dei tempi di vita funzionali che non tengono conto della durata di vita possibile degli alberi, che si svolge su un lasso di tempo che è plurisecolare. Quindi parliamo, quando parliamo di alberi antropizzati, sostanzialmente di conflittualità. Guardate che tornando al termine della professione dell'arboricoltore, dal secondo dopoguerra questa conflittualità ha condizionato in maniera profonda la relazione che noi abbiamo con gli alberi e con la natura più in generale. L'immagine di questo villaggio sperduto nell'Amazzonia mi dà l'idea come per decine di migliaia di anni gli alberi abbiano e la natura abbiano assediato l'uomo, ricordandogli quotidianamente che la natura ti può accoppare in qualunque momento, casualmente, non perché voi vi siate assunti dei rischi. E noi oggi viviamo nella fragile illusione che la tecnologia di cui ci siamo circondati, così rapida, così efficiente, possa allontanare quella possibilità. Bene, il mestiere dell'arboricoltore per decenni è stato quello di difendere la tecnologia dell'uomo, questa fragile illusione, dall'attacco della natura. Quindi gli arboricoltori combattevano in una certa misura gli alberi, non li tutelavano. Ma oggi siamo passati dalla necessità di difenderci dalla natura alla necessità di tutelarla. Oggi non ci sono più uomini circondati dalla natura, c'è una natura ricostruita, circondata dall'operato dell'uomo. Quindi oggi il paradigma si è spostato completamente. Dalla difesa e la gestione funzionale alla tutela dell'oggetto albero. Ovviamente è un percorso che non è tanto materiale. Il professor Montecchio ci ha parlato della Fonseca, certo, con lo strumento nelle mani, ma è un percorso prevalentemente di natura culturale, perché gli uomini ovviamente dalla natura hanno tratto sostentamento e non era facile. Quindi si è sviluppata una cultura che prevedeva la tradizionale applicazione di tecniche di cui non si sapeva il fondamento scientifico, ma che funzionava: la frutticoltura, la selvicoltura per l'acquisizione
e financo la tecnica giardinistica dell'uso degli alberi per il bello e per il funzionale non produttivo. Si basano su tecniche che per secoli hanno visto l'uomo adeguarsi ai tempi e alle esigenze degli alberi, perché se le sovvertivate, l'albero non avrebbe fatto quello che voi volevate da lui. Quindi l'esito finale prevedeva una collaborazione che era nata dalla quotidianità della convivenza. Chiunque sapeva che avrebbe dovuto collaborare con il mondo naturale che lo circondava per potersi sopravvivere. Non è più così per noi oggi. Ciò di cui ho bisogno viene dalla natura. Lo trovo supermercato. Non ho più alcuna relazione con l'essere vivente che lo produce e me lo dà da mangiare. Quindi oggi i tempi degli alberi, le loro esigenze, non sono che ostacoli alla mia quotidianità. Torniamo al tema delle tecnologie che facevo vedere prima. L'albero mi ostacola nel soddisfacimento di quella che è la mia esigenza primaria oggi. Ho troppa ombra, ho troppo sole, ho poca acqua, ho troppa acqua. Cammino male su un marciapiede sconnesso, cammino male all'interno di drywall. Gli alberi sono pericolosi, mi possono cadere addosso e possono essere killer quando mi cadono addosso, ma anche se fermano la mia corsa incosciente in alto perché sono uscito di strada non rispettando i limiti del codice della strada. Fino alle delle perversioni, come l'immagine che vedete sotto, quella della pubblicità di una compagnia che si occupa di pulizia o di tutela delle utenze dall'interferenza con gli alberi negli Stati Uniti. L'albero viene presentato come una minaccia, vedete? Certo, perché se abbatti chiavi poi voi non avete più la connessione internet. Immaginate che la connessione internet sia più importante di tutti i servizi ecosistemici che potete girare. Dietro tutto questo c'è una visione dell'albero che noi in qualche modo, nonostante la lunga convivenza che ci ha portato attraverso, come dire, quella familiarità anche professionale, non è mai stata spenta del tutto. Guardate queste immagini, forse qualcuno di voi è nota. Questo rappresenta il paradigma con cui un uomo rinascimentale misurava il mondo che lo circondava. Non è chiaramente basata sul metodo scientifico, è una visione di carattere morale del mondo che mette l'uomo al centro e che non dà piena dignità di vivente all'albero, cioè lo pone in una scala che è totalmente asservita all'uomo, pur se l'uomo deve conoscere le regole per poterlo utilizzare. Immaginate che questo non compiuto riconoscimento di natura vivente all'albero ancora oggi è quello che sottende la relazione che la maggior parte delle persone ha con gli alberi. Se mi dà fastidio, oggi lo taglio. Se mi dà fastidio, oggi lo tolgo. Se mi dà fastidio, pavimenterò il marciapiede che lo circonda, la ruota che lo circonda. Questo per rispondere a un'esigenza di equilibrio. E paradossalmente, la risposta più recente a questa visione depotenziata dell'albero è quella altrettanto scientifica che prevede il rispetto all'albero, dell'albero, solo quando lo rendo simile a me. Capite che terribile perversione? Questa immagine è un'immagine di una vettura sicuramente modificata, ma è rivelatrice della necessità di trovare nell'albero qualcosa che richiami a me stesso. È ancora antropocentrismo. E quando ci ritroviamo a dibattere di temi che interessano tutti, come l'abbattimento degli alberi, chi è a favore degli alberi? Guardate le scelte lessicali che si nascondono dietro la protesta. Io non so se quegli alberi che vengono richiamati da questi poster dovessero o no o meno essere abbattuti. Ma guardate, il comune sta facendo abbattere, assassinare tutti i pini sanissimi. Sono sanissimi, non lo so. Ma assassinare sicuramente non è un termine che si attaglia ad un albero. O ancora, tutti gli abitanti di Viale Corsica, qui siamo a Firenze, piangono un'uccisione che avverrà nei prossimi giorni di questo incontro. C'è qualcosa di spaventoso, secondo me, in questa visione dell'albero, perché gli nega completamente una dignità individuale di vivente e non gli dà una dimensione individuale specifica. E poi ci sono delle soluzioni, se volete, ancora più pericolose. Questa immagine, che compone diversi messaggi molto suggestivi, richiama alle funzioni positive legate all'arte.
sono indiscutibilmente tutte vere ed è per questo in fondo che noi oggi cerchiamo di fare un nuovo rinascimento nella gestione degli alberi, se volete, cioè gli alberi sono fondamentali perché producono ossigeno da tutto il resto. Ma vedete ancora una volta cosa si c'era dietro questa immagine? Va bene, io tengo l'albero perché mi fa comodo. Perché mi fa comodo. E quindi ancora una volta c'è un antropocentrismo, questo certamente è molto più accettabile, che però prevede che la dignità all'albero gliela do se e solo se non fa il suo dovere di albero e ancora una volta pone me stesso al centro dell'universo e dei cardini con cui io misuro il mondo che è qui circa. Ci sono una grande quantità di ipocrisie dentro questi ragionamenti, di totale inadeguatezza. I tempi degli alberi non sono i tempi degli uomini. Forse qualcuno di voi conosce questa immaginetta che io monto in tutte le mie presentazioni quando posso perché è molto divertente. Forse può sembrare un po' paradossale, cioè l'idea che noi non stiamo lavorando e progettando un mondo che sia effettivamente a misura di albero, però in qualche modo può essere una provocazione che trova vi assicuro, facendo il mestiere che faccio, trova conferma quotidiana. Guardate le due immagini sulla destra, quello è un parco di nuova realizzazione, cioè una panchina pintata con un albero piantato esattamente di fronte. Io non so se è arrivata prima la panchina o è arrivato prima l'albero, ma di sicuro nessuno attacca più il cervello quando ha realizzato, non so neanche come fosse il progetto. Ma evidentemente c'è un tale svilimento dell'albero in questa realizzazione che lo vede come qualcosa di dovuto, impianto l'albero perché lo devo fare, poi se sarà correndo a toglierlo, non c'è nessun progetto di convivenza, c'è disinteresse. E questo disinteresse è quello che noi paghiamo oggi nella nostra relazione con gli alberi, perché gli alberi con cui ho a che fare io sono alberi che hanno vissuto questa negligenza, questa schiettura, quindi sono vittime di un mondo che li ha posti a margine. Alberi che sono stati piantati per poter andare su un giornale il giorno che sarebbero stati piantati e poi essere dimenticati il giorno dopo. E ancora, interessi superiori. I tempi degli alberi non sono i tempi degli uomini. Se ho bisogno di una forma, l'efficacia dello sfondo delle alberi la percepirò domani. I vantaggi di quell'albero sono molto probabilmente immateriali nella percezione quotidiana. Quindi, se lì devo fare il postetto, lì farò il postetto, indipendentemente da qualunque scavo che voglia fare. Se ho bisogno di parcheggi, andrà bene anche parcheggiare nella ruola dell'albero. E poi, se l'albero mi fa paura, lo associo a qualche sentimento atavico di insicurezza, allora lo poterò. E ancora una volta, guardate l'elemento lessicale, rasati 100 leggi, rasati. Quale professionalità si può mai celare dietro la rasatura? Io mi rado, un albero al limite ha un intervento di potatura. E poi, una volta che ho potati, più luce e sicurezza, qualcuno mi sa dare una dimostrazione scientifica di questo principio. Non c'è nella risposta dell'albero alla potatura e non c'è in nessun documento che analizzi la criminalità nei luoghi nei quali ci sono gli alberi. E poi ancora, sacrificare gli alberi, gli investimenti, la spesa sugli alberi in nome dell'erba. Il 70-75% dei bilanci comunali va a finire nello sfaccio dell'erba, che si verifica dopo la prima pioggia. Ma il parco è indecoroso perché l'erba è alta. Assalto di topi e lisce nell'erba, la relazione scientifica anche in questo caso mai verificata. Ditemi le casistiche di attacchi a esseri umani da parte di topi e lisce. Eppure sacrifichiamo la cura degli alberi, che è un investimento di lunghissimo periodo, con tutti i vantaggi che noi sappiamo, la sacrifichiamo allo sfaccio dell'erba. Oppure le foglie. Le foglie danno fastidio, intasano le gronde, riempiono le caditoie, ci si scivola sopra, dà un'idea di disordine perché non sappiamo mai da dove cadono. Quindi questa incertezza vagamente ci disturba. Allora, noi dobbiamo uscire da questo circolo vizioso e non possiamo farlo con gli strumenti della tecnica. Vi assicuro che oggi abbiamo tutte le conoscenze per poter gestire gli alberi in maniera appropriata. Abbiamo le competenze, abbiamo i tempi e abbiamo anche il denaro se smettiamo di sprecare. Dobbiamo cambiare il nostro modo di vedere gli alberi e quindi dobbiamo avere un atteggiamento che non può che fondarsi sull'etica.
un atteggiamento eticamente sostenibile che riconosca all'albero una dignità definitivamente scollegata alla mia natura, separata da me. E quando noi definiamo l'etica in termini ambientali, beh, vedete, questa presuppone tre cardini fondamentali: il rispetto, la cura responsabile e l'amore disinteressato. E adesso cercherò molto rapidamente di passare attraverso questi tre elementi che in qualche modo ritengo possono essere rivelatori di una strada, di un percorso che noi possiamo intraprendere. Rispetto. Il rispetto presuppone conoscenza. Il nemico principale alla mia attività quotidiana di buona gesta, che se non ha messo figlio sei in grado di farlo degli alberi, è l'ignoranza del mio interlocutore, il proprietario dell'albero, il suo gestore, che non è in grado di cogliere l'essenza profonda dell'albero, di capirne i tempi e le logiche di spazio che non sono quelle degli uomini. Gli alberi, ha già richiamato questa suggestione il professor Montecchio, e curiosamente lui è andato direttamente alle radici poetiche di questa citazione, ripresa da Shakespeare. Eppure guardate, nel 1700 questo botanico, quindi uno scienziato, che era Peter Collins, non trovò altre parole che quelle di una poesia che sembra quasi un haiku per descrivere scientificamente il ciclo vitale delle querce o dei castagni. 100 anni per crescere, 100 anni per stare, 100 anni per cariarsi e forse altri 300 anni, e forse altri 100 anni per scomparire definitivamente. Cosa ci dice questa descrizione dell'albero? Ci porta nel principio di transgenerazionalità degli alberi, il che significa che quando un albero è in grado di svolgere il suo processo vitale in maniera compiuta, beh, era lì quando c'era mio bisnonno, e qui oggi che ci sono io, e probabilmente sarà lì quando ci saranno i miei bisnonni. Io non sono combattito cicciglia nella vita di quell'albero, perché molte vite di uomo stanno. E quindi abbiamo bisogno di una continuità che sia essenzialmente culturale, che si basi sulla conoscenza e che riconosca gli alberi una capacità, l'ha detto il professor Montecchio prima, di reinventarsi costantemente in nome di un rinnovo dei suoi tessuti che lo mette al di fuori dei ben noti meccanismi di invecchiamento che noi conosciamo perché siamo lunari. Questa immagine, che vede le fotografie su un arco di un secolo dello stesso albero, che all'inizio del 1900 ci viene restituito come un albero sofferente, probabilmente alla soglia della morte, e poi negli anni 2000, cent'anni dopo, è un albero effettivamente ricostruito, non sembra un albero giovane, è un albero giovane, ci porta all'interno del mistero degli alberi che potenzialmente è fine vita mai. Nel 90% dei casi degli alberi urbani noi siamo a causa della finita degli alberi. Perché questa immagine dietro non vi è consueta? Ve lo chiedete? Per due motivi fondamentali. Il primo è che voi questo cambiamento non avete nessuna possibilità di misurare, perché la vostra percezione del mondo è talmente veloce che la lentezza di un albero sfugge alla nostra possibilità di attenzione. Il secondo è perché quando voi arrivate a un albero che è lo farete tagliare, non voi che siete qua oggi, ma lo farete tagliare perché il vetro ormai è arrivato a fine ciclo, forse è pericoloso, o se lo misurerete in termini di funzioni ecosistemiche, beh, ormai non produce più ossigeno come 10 alberi giovani, e lo farete abbattere e quindi perderete tutto il resto della storia che forse potrebbe essere narrata anche ai figli. E gli alberi sono in grado di perdere parti, perdono continuamente parti, si chiama crescita sottrattiva. Ciò che non serve viene eliminato e offerto al riciclo. Perché gli alberi sono esseri sedentari, un progetto di vita millenario esattamente nello stesso luogo, nessuno andrà a concimarli. Gli alberi riciclano se stessi. La caduta delle foglie è ciò che alimenta la produzione delle foglie del prossimo anno. Il cavitarsi all'interno è ciò che permette all'albero di costruire legno nei prossimi decenni. Certo, questo comporta anche il cedimento strutturale di una parte dell'albero,
Ma se noi abbiamo arteggiato sotto, siamo effetti collaterali di un comportamento dell'albero che si inserisce a pieno titolo nella sua fisiologia. Dobbiamo smettere di immaginare che il cedimento di un albero sia un aspetto di natura patologica. E il legno morto è ciò che alimenta, perché gli alberi sono l'unico tramite che permette di trasformare energia inorganica disponibile liberamente nel nostro universo, che è la luce, in energia organica da cui trae sostentamento tutto il resto, compreso noi, che siamo condannati a nutrirci di altri viventi. Siamo vegetali animali, una scelta che fa ben poca differenza in termini di valore assoluto delle diverse creature che portano il nostro pianeta. E l'albero, alla fine, non è più un albero, non è più un individuo, forse non è mai stato, è un luogo, perché quella quantità enorme di energia che è contenuta al suo interno, che rimanda a estati di secoli prima e che noi tutti conosciamo bene quando bruciamo il legno nel camino e ci scaldiamo al sole di secoli fa, alimenta una quantità enorme di creature che si nutrono di legno morto. E gli alberi hanno una distanza, i vecchi alberi, tale di uno dagli altri, che per quelle creature, quello è un universo. L'albero nuovo, una suggestione che mi viene dal professor Montecchio, che diede qualche anno fa, forse in una discussione, in un convegno in cui eravamo insieme. Bene, l'albero diventa un luogo e quel luogo è come un sistema solare. Ogni volta che noi prendiamo uno di questi alberi, abbiamo distrutto uno di questi pianeti. E quella complessità non potrà mai più arrivare. E alla fine arriviamo quindi ad un tipo di arboricoltura, ad un atteggiamento che non è più finalizzato al benessere dell'albero, ma al suo mantenimento il più a lungo possibile, perché quei servizi ecosistemici che lui rende non sono resi a me, ma all'ecosistema, di cui io sono solo un elemento marginale, probabilmente transitorio e irrilevante nella vita dell'albero, secondo me. Forse un parassita. Bene, cura responsabile, educazione, convivenza. Guardate questi cartelli, vi mettono in guardia dalle vostre relazioni con il mondo naturale che vi ricordo vi può occupare. Se andate nel bosco e ci sono gli orsi, state attenti agli orsi. Se è pieno di cinghiali, state attenti ai cinghiali. Se è pieno di zecche o di vipere, non perdetevi, non buttatevi giù dal gruppo, non andate a fare bagno se non sapete solo montare. Perché mai non posso accettare che cada una branca da un albero? È semplicemente uno dei limiti della convivenza. Eh? Allora forse posso educare anche a questo tipo di convivenza, perché avete sentito il professor Montecchio, la probabilità di finire accoppati da un albero è pari a quella di essere colpiti da un fulmine in Europa. Quando c'è temporale state a casa seduti sotto il tavolo o affrontate la vita con un minimo di prudenza, tipo evitando di correre con una barra di rame all'aperto su un buco? Prudenza, buon senso, convivenza e accettazione, che passa attraverso la professionalità. Che la professionalità è una rete di competenze. Io sono un teorico degli alberi, faccio programmi, ho bisogno di mani e di occhi in pianta. C'è Stefano Teglioni con cui abbiamo diviso tanti alberi qui. E la competenza non è solo esperienza, guardate bene, è un percorso di formazione, è una condivisione di obiettivi, è un adeguamento dei tempi di intervento ai tempi degli alberi, alle dimensioni degli alberi e passa attraverso delle formazioni riconosciute. Quelle che vedete a destra sono solo dei luoghi o dei riconoscimenti a livello internazionale che sanciscono non tanto una capacità tecnica di intervento, quanto piuttosto una capacità etica di saper moderare l'intervento sulle esigenze dell'albero e non sulle contingenze espresse da una committenza che forse è interessata solo a cosa accadrà prima di sé. E tutto questo ci porta al principio dell'empatia. Guardate questa immagine, questo è un albero della mia città, un centro del libro dei Parco Massari, sono alberi ottocenteschi che furono molto amati da chi li piantò, il conte Massari, e sono molto amati dalla cittadinanza. Purtroppo quest'albero che voi vedete in un'immagine di internet, se vedete nel motore di ricerca Gitta Ferrara, verranno fuori decine e decine di immagini di persone sedute sulla branca di quell'albero. Purtroppo l'anno scorso quella branca c'è tutto. Nessuno si occupava particolarmente di quell'albero lì, ce ne sono
l'albero, ha compromesso il suo ramo laterale, l'albero ancora lì, che i social sono stati inondati, ve li lascio leggere, da una quantità enorme di messaggi, di cordoglio. Erano persone che dicevano, ma no, io facevo le foto quando ero un bambino con mio nonno su quella branca, oppure io sono un insegnante, vicino c'è il liceo dove sono andato anch'io, ogni anno le foto in classe le facevamo davanti a quell'altro, e l'insegnante che dice, io sono 20 anni che faccio l'insegnante, io ogni anno sono andato con le mie classi a fare la foto lì, e l'ultimo giorno di scuola la foto si fa lì, e le foto di matrimonio si fanno lì, e veniva a mancare un elemento identitario. Questa gente stava piangendo una perdita di memoria personale, che si fa memoria collettiva quando è condivisa con tutti gli altri ed è legata alla transgenerazionalità. Allora, quando noi misuriamo i costi di un intervento economico di un albero, cosa stiamo misurando? I servizi ecosistemici? I vantaggi che otterremo domattina per quell'intervento? O stiamo misurando qualcosa di immateriale che è andare a letto la sera sapendo che quell'albero è ancora lì? Sapendo che il mio figlio. Io ho una foto di me bambino con mio padre, ho una foto di mio figlio con me e io ho la speranza ormai evidentemente persa, avevo la speranza che mio figlio potesse fare una foto con suo figlio lì. E la continuità, gli alberi sono questo, non sono servizi ecosistemici, sono immaginazione, sono cultura, sono compagni di viaggio. E allora, abbiamo bisogno di scelte nuove, dobbiamo riconoscere dei diritti agli alberi. Non voglio tagliarli, questo è una distillato di un'esperienza di convivenza personale con gli alberi che stabilisce alcuni punti minimi, diritto all'autotonia, cioè il diritto a vivere in luoghi per i quali sono stato progettato da milioni di anni di evoluzione, diritto al tempo e allo spazio adeguati, datemi secoli per svolgere il mio processo vitale e dato uno spazio adeguato perché lo possa portare a termine. Diritto all'autodeterminazione della forma, lasciatemi portare a termine il mio progetto, non forzatemi per esigenze contingenti che forse tra un mese saranno già superate. Lasciatemi fare crescita sottrattiva, lasciate che le mie foglie che hanno a terra io possa riassorbirle. Diritto al riciclo di se stessi, che è quello che dicevo prima, diritto al compimento del ciclo vitale, non giudicatemi con gli occhi dell'estetica. Ciò che è bello per voi non ha nessun significato in termini biologici. Diritto alla dignità del fine vita, poter essere portati fino alla morte, finché morte non sopraggiunga, compatibilmente con il contesto nel quale sono inseriti, e diritto alla narrazione. Bisogna che gli alberi raccontino delle storie degli uomini che hanno vissuto con loro. E noi dobbiamo mantenere, abbiamo il dovere di mantenere viva questa memoria. Quindi parlare di alberi non solo dal punto di vista biologico, ma parlarne in termini delle storie di uomini che raccontano a loro interno. E cito andrò brevemente, se no 5 minuti. Questo vuole solo essere un minimo elenco di punti che possono essere immaginati come associati a qualunque regolamento per la gestione del verde. Non rappresentano delle norme tecniche che evidentemente sono transitorie. Ciò che io penso oggi essere all'avanguardia della agricoltura, domani forse non lo sarà più. Quindi devo avere la possibilità di cambiare percorso, di cambiare decisioni, ma i principi generali cardine che io metto nelle mie mani quando intervengo su un albero, che io impatto, che io stabilisco con l'albero nel momento in cui lo pianto, deve essere questo, inalienabile. E poi può essere declinato, e qui vengo al motivo che giustifica anche questa chiacchierata qui oggi per me a Ravenna, perché questi principi generali possono poi essere anche declinati in termini pratici, voi capite, e questo è un lavoro fatto qua con Mani, con Asimo, gestore degli alberi ravennati e non solo, orientato in particolare al problema che forse oggi determina maggiormente la relazione tra gli uomini, che è quella della loro stabilità, ovvero della loro presunta pericolosità. E voi capite che questo è un elemento fondamentale, perché la realtà stabilisce che gli alberi forniscono una quantità di benefici enorme, ambientali, ecologici, estetici, culturali, psicologici, e questi devono essere massimizzati. Questo è il dovere del gestore.
massimizzare gli effetti positivi dell'albero di una corretta gestione, ma per poterli massimizzare gli alberi devono vedere garantita la loro integrità, quindi mantenere l'integrità degli alberi e assecondarne regni e tempi vuol dire garantire la massimizzazione degli obiettivi nel lungo periodo. E sapere che ogni mutilazione che io avrei con l'albero altro non è che una contrazione di questo principio. E quindi ogni mio gesto, ogni mia azione deve essere proporzionata. Il rischio zero non esiste, ma non esiste nella vita. Io sono venuto qua da voi in auto. Venire in bicicletta a piedi, forse sarebbe stato più sicuro, ma avete richiesto una settimana, no. Quindi ho deciso arbitrariamente di assumere tutti i rischi impliciti nella guida. Un morto ogni 6.500 persone all'anno in Italia. Un morto ogni 10 milioni di incidenti d'auto. Un morto ogni 10 milioni di alberi per la caduta di alberi o rami dall'anno. Mi sembrano paragonabili questi due aspetti. Potete immaginare che la gestione degli alberi in città sia governata da una paura che non ha una materializzazione concreta? Cioè vogliamo continuare a secondare l'idea che ci sia qualcuno sotto il letto quando spegniamo la luce? Perché questo è il modo in cui noi stiamo spendendo i soldi. In un'ossessione che pone in relazione l'accanimento diagnostico e l'accanimento agricolturale con la mitigazione del rischio. E non c'è nessuna relazione scientifica. Anzi, gli alberi che hanno le migliori performance culturali sono gli alberi che hanno potuto serenamente provvedere all'autodeterminazione della loro forma. Questo suggerimento, un punto di partenza, non è un punto di arrivo, ma che ha lo scopo di, in qualche modo, modificare la relazione tra alberi e uomini, immaginando un diverso futuro per i nostri alberi. E vorrei chiudere, se ancora 5 minuti di tempo, con un episodio che voglio raccontare, perché delle volte, vedete, le mille frustrazioni quotidiane poi sono stemperate da un unico evento che fa diradare le luci, le nubi su un intero anno. L'albero che vedete rappresentato in questa immagine è un albero in una piccolissima frazione veneta in Treviso, si chiama Salvatronda a Treviso. È un albero estremamente amato, fa parte della storia del paese e di ogni attività della vita del paese, dalla tomba dell'albero alla tradizione, la festa del 1° maggio in cui appendono gli attrezzi agli alberi, ai matrimoni, alle cresime, eccetera, si svolge la saga del paese attorno a quest'albero. Purtroppo, 2 anni fa l'albero ha subito uno sbrancamento gravissimo, è stato stabilizzato momentaneamente da degli agricoltori che vedete citati in questa immagine e poi il comune l'ha interpellato e ha detto cosa possiamo fare per mantenere quest'albero che è così amato dalla collettività. E quindi io ho fatto un programma di lavoro articolato nel tempo per il recupero complesso, uno scotte di armi, ma vuol dire molto tempo e molti soldi perlomeno nella misura del piccolo comune che si trovava a gestire quest'albero. E il sindaco a quel punto ha indotto un'assemblea pubblica, vedete sotto, in cui il paese è stato chiamato, tutti gli abitanti della frazione, a dibattere su questo tema. E il sindaco in quell'occasione ha detto: quest'anno era previsto la riqualificazione della piazza dove c'è l'albero. Io non ho i soldi per fare la piazza, per fare l'albero, ma siccome l'albero è vostro, la piazza è vostra, se voi volete quei soldi andranno nella cura dell'albero. E c'è stato un dibattito molto acceso, c'era chi era a favore e c'era chi era contrario, ma nessuno mai ha messo in discussione. Era un problema di opportunità. E a quel punto si sono preso una settimana per decidere e dopo una settimana sono stato interpellato dal sindaco che mi ha detto: il paese ha deciso, si va avanti con l'acqua. E vedete, al di là della scelta, quello che è importante è racchiuso nell'immagine in fondo a destra, che è l'unica che non rappresenta l'acqua. Perché vedete, lì l'albero non c'era, eppure c'era. Ed è questo il seme della monumentalità di un altro. Il paese era paese e comunità, perché si trovava a dibattere di un tema comune, e quel tema comune era l'albero che li univa tutti, e quindi quell'albero aveva permesso alla comunità di sentirsi tale. Se io quell'albero avessi fatto tagliare, se il comune avesse deciso di farlo tagliare, per la comunità,
piantarle per tre su qualcosa che non aveva nulla a che vedere con l'ossigeno prodotto da quell'albero, con l'ombra, e nemmeno con l'abitudine di apprendere ciglia. Avrebbe perso parte della sua identità. E quindi noi dobbiamo capire che tutto quello che facciamo con gli alberi è semplicemente, ancora una volta, indulgere all'antropocentrismo, ma all'antropocentrismo dei nostri sentimenti. Gli alberi sono specchi, riflettono solo quello che noi siamo e lo fanno inconsapevolmente, e ciò che riflettono dipende da ciò che siamo noi. E forse se ripareremo